Salve ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se siete nuovi su questo canale. Il mio nome è Jesse Eiji e sapete che su questo canale si parla di finanza personale, si parla di azione, si parla di vari tipi di investimenti. Su questo canale mi avrete sentito menzionare le parole swing trading e scommetto che vi siete chiesti: ma che cavolo è? Come si fa? Ci si può guadagnare? Cosa devo guardare? Che grafici devo guardare? E soprattutto come posso imparare? Beh, allora sei capitato sul video giusto perché in questo video spiegherò il swing trading in modo che tu possa capirlo e magari un giorno passare dalla parte dell'esecuzione e usare questa strategia di investimento. Prima di continuare con questo video vorrei sottolineare che io non sono un consulente finanziario. Questo video è solo a fini educativi. Se usate le informazioni di questo video e perdete soldi in qualche modo, non è colpa mia. Fate le vostre dovute ricerche oltre a questo video. In aggiunta, mi farebbe molto piacere se mettete un like a questo video e soprattutto commentate questo video per l'algoritmo di YouTube. Mi aiuterebbe in un modo veramente straordinario. Torniamo al video. Perché fare swing trading? Il swing trading è una strategia che si concentra sull'ottenere piccoli guadagni a breve termine, tagliando perdite rapidamente. Le posizioni di swing trading vengono mantenute generalmente per pochi giorni o settimane, ma possono anche essere mantenute più a lungo. Col termine posizione nel contesto degli investimenti, intendo ogni volta che compri un investimento e tieni quell'investimento per ore, giorni, settimane, mesi e anni. Questo vale per azioni, cripto, obbligazioni, eccetera, eccetera. Strategie di swing trading. Cominciamo con le basi di una strategia di swing trading. Invece di cercare un 20% o un 25% di profitto sulla maggior parte delle tue azioni, l'obiettivo di profitto è di un modesto 10% o un 5% in mercati difficili. Questo è quello che cerca il swing trader. Questi tipi di guadagni potrebbero essere soldi che non ti cambiano la vita, ma è qui che entra in gioco il fattore tempo. Il swing trader si focalizza sui guadagni che si sviluppano nel corso di settimane o mesi. La durata media di un trade può variare dai 5 ai 30 giorni. Con questo periodo temporale abbiamo la possibilità di seguire il movimento del prezzo dell'azione di settimana in settimana. Ovviamente dobbiamo tenere conto delle perdite. I guadagni possono produrre crescita nel tuo portafoglio solo se le perdite vengono mantenute al minimo. Qui entra in gioco la gestione del rischio. Facciamo un po' di matematica. Lo so, neanche a me piace la matematica, ma farai in modo che voi non perdiate i vostri soldi stupidamente. Prima di spiegarvi la gestione del rischio, voglio spiegarvi cos'è uno stop loss e un take profit. Un ordine stop loss è un innesco posizionato dall'investitore o trader su un'azione che automatizza la vendita di un'azione da un portafoglio se l'azione raggiunge un minimo specificato. Ad esempio, se compro 100 azioni di Apple a 20 euro e metto uno stop loss a 15 euro, il mio broker venderà automaticamente le mie azioni non appena il prezzo dell'azione tocca 15 euro per azione, facendo in modo che io non perda più soldi se il prezzo dell'azione continua ad andare giù. Un ordine take profit invece è un innesco posizionato dal trader o investitore su un'azione che automatizza la vendita per un profitto dell'azione da un portafoglio se l'azione raggiunge un massimo specificato. Ad esempio, se compro 100 azioni di Apple a 20 euro e metto un take profit a 30 euro, il mio broker venderà automaticamente le azioni per un profitto. Quando il prezzo dell'azione tocca i 30 euro per azione, facendomi realizzare un profitto. Questi inneschi di take profit e stop loss si possono fare sulla maggior parte dei broker nel web e sono facilmente impostabili. Per esempio, nell'app di investimento Trading212
si può fare quando stai per comprare un'azione e sai già a che prezzo venderla per avere i tuoi profitti, oppure quando l'hai già comprata, puoi comunque mettere dentro questi parametri di stop loss e take profit. Si clicca su sell o vendita, si va sul limit. Inserite il numero di azioni che volete vendere e poi decidete il prezzo di vendita e confermate. Se invece volete mettere uno stop loss, andate sempre su sell o vendita, si va su stop limit, inserite il numero di azioni che volete vendere e poi decidete il prezzo di vendita al ribasso e l'ordine verrà eseguito non appena il prezzo dell'azione tocca quei limiti. Adesso che sapete cos'è uno stop loss e un take profit, torniamo al discorso della gestione del rischio di cui stavo parlando prima. In questo esempio, un trader acquista 100 azioni della società Apple a 20 euro e inserisce un ordine di stop loss a 15 euro per assicurarsi che le perdite non superino 500 euro. Inoltre, supponiamo che questo trader creda che il prezzo di Apple raggiungerà 30 euro nei prossimi mesi. In questo caso, il trader è disposto a rischiare 5 euro per azione per ottenere un rendimento atteso di 10 euro per azione dopo la chiusura della posizione. Poiché il trader sta per raddoppiare l'importo che ha rischiato, si direbbe che abbia un rapporto rischio-rendimento di 1 a 2 su quella particolare operazione. Sta rischiando 5 euro per fare 10 euro. O se volete vederla in termini di percentuale, il trader o investitore è disposto a rischiare di perdere il 25% per fare il 50% di profitto. Questa è la formula che si usa per calcolare il tuo profitto o perdita in percentuale. Inserisci il prezzo di vendita dell'azione e fai una sottrazione col prezzo iniziale d'acquisto. Il risultato è un profitto o una perdita. Prendi il profitto o la perdita dell'investimento e dividilo per il prezzo iniziale d'acquisto. Infine, moltiplica il risultato per 100 per ottenere il tuo investimento in percentuale. La gestione del rischio è una componente critica all'interno del sistema, poiché una perdita fuori misura può cancellare rapidamente i guadagni minori compiuti negli ultimi mesi, anni o settimane. Quindi usate questa gestione del rischio perché è fondamentale. Non voglio che voi perdiate i vostri soldi, quindi usatela. In aggiunta, questa gestione del rischio va utilizzata solo nel day trading o nel swing trading. Non cercate di applicarla a investimenti a lungo termine, e con lungo termine intendo investimenti che avete intenzione di tenere per più di 10 anni. Per ogni tipo di investimento bisogna avere una strategia. Non applicate le strategie in modo disordinato. Siate disciplinati perché sennò perderete soldi. Detto questo, passiamo a come trovare le opportunità di swing trading nel mercato azionario e in che forma si presentano. Quando si parla di swing trading, cerchiamo grafici con modelli prevedibili. Vogliamo trovare grafici che sono in salita o che si muovono lateralmente. Inoltre, possiamo utilizzare un indicatore che si chiama RSI per capire se il prezzo dell'azione è ipercomprato o ipervenduto. Ma visto che a me non piace non mi piacciono queste due parole, in questo video utilizzeremo le parole sottovalutato e sopravvalutato. Questo è per rendere la vita più facile a tutti quanti. Utilizziamo la fascia temporale di 4 ore ed è spesso quella che utilizzo anch'io, ma molti swing trader preferiscono a volte utilizzare la fascia temporale di un giorno. Di solito questa impostazione la trovate in alto sui grafici e significa che ogni candela che vedete rappresentata nel grafico è un'indicazione della somma delle compravendite fatte in quelle 4 ore. Se la candela è verde, vuol dire che c'erano più compratori che venditori. Se è rossa, c'erano più venditori che compratori in quel blocco di 4 ore. Ora, perché questa fascia temporale è importante?
È importante perché a differenza delle fasce temporali da 1 minuto, 2 minuti e 3 minuti che utilizzano di solito i day trader, dove i movimenti dei prezzi sono piuttosto casuali, la fascia temporale da 4 ore indica la direzione che probabilmente prenderà il mercato e il sentimento che c'è attorno all'azione e al prezzo dell'azione in quel breve periodo. Cerchiamo grafici che presentano un grafico al rialzo con una fascia temporale di 4 ore che si muovono in questo modo. In inglese si dice uptrend. Questo vuol dire che il prezzo dell'azione sta continuando a raggiungere sempre vette più alte e noi trader possiamo approfittare delle piccole correzioni di mercato per entrare nella posizione se il trend continua nei prossimi giorni o settimane. Stesso discorso vale per i grafici che si muovono lateralmente, con la stessa fascia temporale. Possiamo approfittare della volatilità del prezzo per comprare qui e vendere qui. Potete disegnare linee di resistenza e supporto per capire quali sono i punti più alti e bassi di quel trend e in base a quelle linee potete capire dove potenzialmente potrebbe rimbalzare il prezzo. Ragazzi, in questo momento sto guardando il grafico di Tesla. Come vedete, qua è il ticker symbol di Tesla. Questa è la fascia temporale, ok? Sto usando ovviamente le candele, come vi avevo già spiegato durante il video. E per farvi capire come cercare grafici che si muovono in modo laterale o che si muovono al rialzo o che vanno in alto, vi faccio vedere un esempio su questo grafico di Tesla. Quindi andiamo un po' indietro e andiamo più o meno a novembre dell'anno scorso, e ottobre-novembre dell'anno scorso, dove il prezzo dell'azione si stava muovendo in modo laterale. Quindi andiamo un po' più vicino e zoomiamo dove ho disegnato le linee di supporto e resistenza. E vedrete che... mi sa che ho zoomato un po' troppo, ok? Questo va bene. Come vedete, ho disegnato due linee di supporto e resistenza. Quella, la linea sopra verde, che sta sopra, è la resistenza, che vuol dire che il prezzo di solito rimbalza su questa linea qui e poi torna giù per avvicinarsi a questa linea verde qua sotto di supporto e poi torna su di nuovo. Ok? Quindi questo ti dà l'idea di come si stava muovendo il prezzo e puoi capirlo. Già all'inizio, diciamo alla fine di settembre, ok? Che il prezzo si stava muovendo in modo laterale. E se capisci questo trend, puoi approfittare di questa opportunità. Per esempio, se alla fine di settembre e inizio di ottobre avessimo capito che il prezzo si muoveva in modo laterale, potevamo capire che comprare a 361 euro o dollari per azione sarebbe stata una buona idea, perché dopodiché l'avremmo rivenduto più o meno a 400, 450, facendoci un profitto, lo calcoliamo con il righello, un profitto di circa il 20-25%. Ok, quindi cerchiamo di capire anche quanto è durato questo trade, ok? Perché come vi avevo detto, i swing trade possono durare giorni, settimane e a volte anche mesi, ok? Quindi da come ho calcolato qua con questo righello, potete vedere che c'è scritto 11 barre, 7 giorni e 4 ore. Quindi vuol dire che questo movimento è durato 7 giorni e 4 ore per fare questo 20, quasi 25, 24,99 c'è scritto. Arrotondiamolo a 25%, ok? Quindi esattamente questo è il modo per prendere l'opportunità di un trend laterale, ok? Subito dopo abbiamo visto, chiudiamo questo righello, abbiamo visto che alla metà, diciamo più o meno alla metà del mese di novembre, il prezzo dell'azione ha smesso di continuare questo trend laterale e ha incominciato un altro tipo di trend che è un trend al rialzo. Come vedete, disegniamo un'altra linea.
un'altra linea di supporto. Come vedete, questo è un trend al rialzo, dove il prezzo dell'azione rimbalza sempre un peletto giù, però continua ad alzarsi il prezzo, non è che rimane ferma in un punto o che si muove in modo laterale o comunque che va giù il trend, ok? Come vedete il trend continua ad andare su, ok? E niente, anche qui potevate trovare un buon punto di entrata, in qualsiasi punto di entrata, una volta confermato il trend, e sfruttare questa opportunità. Questo grafico che vedete qua sotto è il RSI, che vi indica quando il prezzo dell'azione è sottovalutato e sopravvalutato. Come vi ho detto già all'inizio del video, utilizzerò in questo video sottovalutato e sopravvalutato per rendere la vita più facile a tutti quanti, ok? E praticamente quello che fa questo grafico è dirti in quali punti è giusto comprare e in quali punti non è una buona idea comprare, ok? Quindi qua in basso a destra ci sono i numeri che sono 30, 40, 50, 60, 70, 80, che ti danno un'indicazione di dove è il prezzo dell'azione. Come vedete, se il prezzo dell'azione è vicino ai 30 qua sotto, ok? Vuol dire che il prezzo dell'azione è sottovalutato, ok? Se invece il prezzo dell'azione, che è questa linea viola che vedete nel mezzo, tocca i 70, vuol dire che il prezzo dell'azione è sopravvalutato. Ok? In teoria voi volete comprare e farci un profitto quando il prezzo dell'azione è sottovalutato, cioè qua giù, e venderlo quando è sopravvalutato, cioè qua su. Ok? Quindi se voi guardate questo grafico con la fascia temporale di 4 ore, è andato a vedere l'RSI e l'RSI vi dice che in quel momento lì il prezzo dell'azione è sottovalutato, è una buona idea comprare. Ok? Se invece il prezzo dell'azione è sopra i 70, che vuol dire che è sopravvalutato, allora vuol dire che non è una buona idea comprare. E che dovresti aspettare un momento migliore per comprare, perché in quel momento lì il prezzo dell'azione è sopravvalutato. Non vale la pena comprarlo perché l'RSI ti sta dicendo che probabilmente non farai un profitto, ci perderai soldi. Ok? L'unico modo per farci un profitto è che il prezzo dell'azione continui ad andare ancora più in alto. Ma nel swing trade tu vuoi entrare a un prezzo buono, scontato, e vuoi prenderti il profitto. Questa è l'opportunità che tu hai. Ho utilizzato l'RSI l'anno scorso e anche quest'anno per molti dei miei trade e lo utilizzo per avere una conferma se vale la pena fare il swing trade o meno. In aggiunta, cercate azioni con grande volatilità e che sono popolari. Spesso queste azioni hanno grandi volumi di compravendita e vi impediscono di entrare o imbucarvi in azioni che sono truffaldine, dove voi potete perdere i vostri soldi. Con popolari intendo Tesla, Facebook, Apple, Amazon e se volete proprio rischiare tanto, GameStop. Non comprate mai aziende di cui non sapete cosa fanno. Dovete capire almeno in un modo basilare cosa fanno e cosa vendono. Sempre. Ci sono alcuni eventi all'interno della società che potrebbero influenzare il prezzo dell'azione in modo positivo o negativo. È consigliato guardare le notizie per sapere se le società devono presentare gli utili per il trimestre, qualche prodotto nuovo, qualche partnership, frazionamento azionario, eccetera, eccetera. Una delle fonti di notizie che utilizzo personalmente è Yahoo Finance ed è quello che consiglio anche a voi. Oppure scrivete semplicemente il nome dell'azione su Google e guardate le notizie nelle ultime 2 settimane. Se siete veramente seri e interessati, guardate anche le notizie negli ultimi mesi per avere un'idea generale della società. Ora mi chiederete qual è il momento perfetto per entrare ed essere sicuri che sia la cosa giusta. Per me il momento perfetto
è quando avete trovato il trend dell'azione. Disegna la linea di supporto o resistenza per supporre dove può rimbalzare il prezzo. Una volta trovato il supporto, aspettate la conferma di una candela verde per la conferma che molto probabilmente il trend continuerà. Guardate il RSI per vedere se è sottovalutato. E 5, azione. All'inizio di quest'anno, verso i mesi di gennaio e febbraio, ho eseguito un swing trade su Alibaba e questo è stato il mio profitto. Ho investito più o meno 3.000 euro con una durata di più o meno dalle 2 alle 3 settimane. Il trade è durato dalle 2 alle 3 settimane. E ci ho guadagnato più o meno intorno al 18-20% e il mio profitto è stato 534 euro. Con questa strategia di investimento si può arrivare a fare anche dai 200 ai 500 euro al mese, però bisogna avere un capitale di almeno 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 euro per swing trade. Visto che so già che riceverò domande della serie, questo grafico va bene, Jesse, o questo grafico va bene, o quell'altro grafico va bene? Questi sono i grafici che dovete evitare. E questi sono i grafici che potete considerare. Ricapitolando cosa bisogna fare. 1. Trovare un'azione con un modello prevedibile al rialzo o laterale. 2. Disegnate resistenze e supporti per capire i punti bassi e alti. 3. Controllate l'indicatore RSI per vedere lo stato dell'azione, se è sottovalutato o sopravvalutato. 4. Aspettate una conferma della continuazione del trend con una candela verde. 5. Comprate l'azione e inserite subito il rapporto rischio 1 a 2. 6. Tenete l'azione monitorata per l'evoluzione del swing trade. 7. Non andate nel panico e non siate emotivi, lasciate che il mercato faccia il suo corso. Avete già fatto le vostre ricerche, ora dovete solo avere pazienza. Giù nella descrizione troverete il link dei grafici e inoltre troverete il sito da dove io prendo le notizie sulle aziende e sul mercato azionario. In più troverete un altro link per vedere tutti i libri che ho letto negli ultimi mesi o anni. Quindi se volete comprare uno di quei libri e iniziare anche voi il vostro percorso nell'investimento e nel mercato azionario e negli investimenti in generale e capire come funzionano i soldi, tutti questi link sono giù nella descrizione. Per questo video è tutto, ragazzi. Commentate questo video se l'avete capito, se avete qualsiasi tipo di perplessità. Scrivetelo giù nei commenti, io sono Jesse e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Parli, parli, fra non dici niente. Sono negro, non un delinquente. Da 10 anni fra sognavo il calcio. Mo voglio distruggere ogni pacco. Tu parli di quartiere di fumo. Zona non ti vede nessuno. Scena sembra Italia 1, yeah. Porto tutta la mia gente in alto. Pronti per fare quel grande salto. Che ne sai fra tu di stare in basso. Quando fra ti meriti lo spazio. Sono in volo, baby, verso Nettuno. Scema che è Formula 1. Mamma ce la farò, ti giuro, yeah. Scena è bianca come Bolo Talco. Non me lo danno, mi prendo il mio spazio. Finti rapper parlano di spaccio. Ma di spaccio non ne sanno un cazzo. A vincere la mia mani, baby. Vieni a vedere poi se non ci credi. Solo nuvole nei nostri cieli.